Cloud Inn, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Cloud Inn. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Colio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Cloud Inn, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Colio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Cloud Inn, food, wine, music e sei in pole position. Computer acceso, esce di casa per delle compere e in pochi minuti succede il finimondo. Un problema di natura tecnica ha mandato in fuoco un PC lasciato all'interno di una mansarda in un'abitazione di Manzano. Le fiamme si sono sviluppate nel sottotetto. Sono stati vicini di casa a notare il fumo e lanciare immediatamente l'allarme attraverso il numero unico d'emergenza 112. In pochi minuti sul posto sono giunte diverse squadre dei vigili del fuoco, sia dal comando provinciale di Udine, sia dal distaccamento di Cividale del Friuli. Nessuna persona, per fortuna, è rimasta intossicata. I danni, per lo più da fumo, sono limitati alla mansarda. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione, assieme ai colleghi del NORM. I pompieri hanno domato le fiamme poco prima delle 12 e subito dopo è iniziata l'opera di bonifica e messa in sicurezza dello stabile. Si è concluso positivamente questa mattina anche l'intervento di recupero del secondo alpinista rimasto bloccato nella serata di ieri in parete sul campanile delle Genziane nel gruppo del Peralba Avanza. Questa mattina l'elisoccorso regionale ha sbarcato due tecnici una trentina di metri sopra il punto in cui si trovava, non senza difficoltà, dovute sostanzialmente al fatto che la parete era sporgente e alla presenza di blocchi instabili. Questi ultimi sono stati l'elemento imponderabile che ha interrotto le operazioni notturne da parte dei soccorritori giunti sulla cima del campanile in serata. Sarebbe stato troppo rischioso calarsi al buio attraverso tratti rocciosi non sicuri che avrebbero potuto staccarsi durante le manovre. E dal momento che le temperature alte e l'alpinista stava bene, era più opportuno attendere. Una volta sbarcati, i due tecnici hanno attrezzato un ancoraggio con due chiodi conficcati con il trapano. Il primo tecnico si è calato all'altezza dell'alpinista, ma la parete su cui si trovava distava, sempre a causa della sporgenza soprastante, ancora 6 metri in orizzontale da lui. Si è riusciti a raggiungerlo lanciandogli uno spezzone di corda. Da qui poi, una volta ancorato bene, è stato vericellato e portato a terra sano e salvo. Eccoci qua di nuovo da Visinale dell'Iudrio. Questa, che oggi è trasformata in un deposito, era la vecchia postazione di confine durante il periodo in cui il Regno d'Italia praticamente arrivava sul fiume Iudrio. Questa era la garita italiana e quello che vedete qua è il ponte che attraversava il fiume Iudrio e si gettava dall'altra parte all'altezza di... Ecco, qui finisce chiaramente il ponte. Di là, vedete, siamo già a San Rocco. Qua sotto c'è il fiume Iudrio. E di là si intravede, di là, in mezzo, vedete, di là c'era il passaggio che, con tanto di postazione, con la presenza della dogana austriaca, austro-ungarica per la precisione, perché 1867 nasce l'impero d'Austria, fino al 1915 insomma c'era il passaggio. E questo era il vecchio ponte che attraversava il fiume Iudrio, eccoci qua, e questa è la garita dove esercitava la dogana italiana, con la presenza sia o dei carabinieri o della guardia di finanza che controllava. Questo è l'interno, chiaramente trasformato in deposito, e proprio da qui
ci fu il primo famoso colpo di fucile e partì in direzione mentre cercavano di minare il ponte. Da qui partì il primo colpo di fucile che sancì di fatto e de jure l'entrata dell'Italia nella Grande Guerra. Eccoci qua. Per la prima volta siamo riusciti ad entrare. È un fatto storico, adesso chiaramente è una villa, una proprietà privata. È un bel vedere, come si dice in questi casi. Questo era, ripeto, questo era il ponte che attraversava Visinale per andare a San Rocco di Brazzano, dunque confine italiano, Regno d'Italia, Friul Regnicul, di Cadal Clap, San Rocco, Friul Imperiale, dunque di là dal Clap, come si diceva in questi casi. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Colio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Collio e Quay. Sono Claudia Anzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.